Amici, buonasera! Buonasera a tutti e bentornati in questa straordinaria diretta insieme. Bene, bene, oggi siamo a lunedì 27 febbraio e siamo veramente carichi, carichi anche per l'evento di domani sera. Investire come un professionista i portafogli che battono sempre i mercati. E questa sera andremo a vedere come è un po' un'anteprima del straordinario evento di domani, quindi se non ti sei registrato, registrati subito. È un'anteprima dell'evento di domani, ok? Massimo, metto subito in chat quelli che sono. Ok, adesso li metteremo in chat. Lo trovi comunque già sui social, sui vari social, un po' da tutte le parti, anche qua sulle pagine Facebook. Stiamo in questo momento trasmettendo sulle varie pagine di Facebook. Trovi l'evento di domani sera per registrarti, solamente 500 posti disponibili, ok? Quindi ti aspettiamo domani sera. Sarà un evento straordinario e stasera è un'anteprima. Parliamo di quelli che sono gli atteggiamenti mentali giusti dei professionisti. I professionisti investono statisticamente meglio dei privati, non perdono capitali, fanno sempre migliori risultati, mentre i piccoli investitori, i privati, fanno danni, hanno sempre problematiche, hanno risultati insufficienti, addirittura delle perdite di capitale. E andremo a vedere perché, e andremo a vedere tra stasera e in particolare l'evento domani sera, andremo a capire perché invece i professionisti, facendo delle cose molto più semplici dei privati che fanno mille studi, mille corsi e poi non quagliano nulla, come in maniera molto semplice i professionisti fanno molto meglio e massimizzano i risultati con maggior protezione. Allora, io sono Massimiliano Cerra e prepariamo subito un po' la presentazione di questa sera. Come sempre mostro quelle che sono le slide che mostro come sempre nella nostra serata insieme. Eccoci qua. Bene, Progetto Libertà. Io mi occupo, parlo di come andare in pensione anticipata con più soldi, di trading, quindi di come fare compravendite sui mercati professionali di medio, breve termine, lungo termine, investimenti intelligenti ad alto potenziale. Parliamo di protezione patrimoniale a più livelli e ad aprile faremo un'altra serata dedicata alla protezione patrimoniale per proteggersi a livello internazionale e internazionale. Ottimizzazione fiscale italiana e internazionale, finanza personale e aziendale di eccellenza. Quindi cerchiamo veramente di creare tutto quello che riguarda la libertà personale e sotto l'aspetto professionale, anche aziendale, delle persone. Ok? La mia mission privata è creare una grande comunità di persone che perseguono l'organizzazione e la crescita costante della propria situazione con un programma finanziario completamente autonomo, quindi in libertà. Vorrei essere l'ispirazione veramente per lo sviluppo personale e professionale delle persone e delle aziende. Ormai io ho raggiunto il mio obiettivo a livello personale, a livello finanziario, ma ho creato un'azienda, ne sto creando un'altra e lo faccio veramente per soddisfazione personale e per aver dato anche lavoro a tante persone che lavorano con me. Ultimamente ricercavamo anche delle persone che lavorassero per noi e quindi è diventata un po' una mission, è diventata una volontà di divulgare la possibilità per le persone di diventare libere sotto l'aspetto finanziario e cambiare un po' l'atteggiamento mentale delle persone e dare degli strumenti concreti per portare le persone alla libertà anche a livello personale. Portare nel mondo e alle persone le conoscenze necessarie per cambiare il proprio destino e diventarne i padroni. Questa è la mia vera mission, essere liberi e protetti in autonomia per proteggere quindi il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Portare la consapevolezza che siamo noi gli attori protagonisti, in ogni caso, sempre e ovunque. I miei canali mi trovate sul canale YouTube, sul gruppo chiuso Facebook, mi fai la pensione quando vuoi tu, sul canale Telegram, eccolo qua. Ok, vieni a cercare sul canale Telegram dove diamo degli aggiornamenti in anteprima. Fanpage di Massimiliano Cerra, la fanpage del movimento MIPAI, ok? Quando parliamo del MIPAI e della nostra pensione raggiunta in maniera completamente indipendente, e la newsletter bisettimanale di Massimiliano Cerra. Ti puoi iscrivere su massimilianocerra.it e se sei interessato al MIPAI, al pensionamento raggiunto in maniera indipendente e autonoma, c'è MIPAI.info. Febbraio, domani sera, ragazzi, la serata di domani sera non la perdete, ok?
ok? Investire come un professionista, i portafogli di investimento che battono sempre i mercati, adesso vedremo un'anteprima della serata di domani, perché è eccezionale, registrati subito perché è una serata eccezionale, solo 500 posti disponibili in sala Zoom domani sera alle 21, puntuali, perché sarà veramente una serata bellissima, abbiamo preparato un palinsesto straordinario e usciremo con belli strumenti in mano. Martedì 7 marzo invece, la settimana dopo, torniamo con il MIPAI, ma questa volta un altro grande evento, obiettivo 1500 euro di pensione mensili, ok? E come sarebbe poterli raggiungere in anticipo e che possono aumentare gradualmente nel tempo, quindi gli strumenti e le strategie per sostituire l'INPS, e andremo a precalcolare come si crea un obiettivo di 1500 euro al mese in tot anni con un programma autonomo, quindi un evento inedito, completamente nuovo, e andremo veramente a fare dei precalcoli, vedere come sia possibile, perché è possibile raggiungere questo in maniera autonoma, senza INPS, senza assicurazioni, senza nient'altro. Ok, quindi molto interessante. Ricordiamo che è iniziata la nostra Master Training School. Qualcuno mi ha scritto, ecco, per coloro che hanno scritto via mail, eravate alcuni, ma è già iniziata, possiamo candidarci, ecco, scrivete, candidatevi qua, c'è anche il barcode, è iniziata giovedì scorso ed è stata l'anteprima di presentazione, ma per chi in questa settimana vuole ancora iscriversi, ci sono un paio di posti disponibili, sono rimasti, per cui se volete iscrivervi, avete ancora la possibilità, approfittatene, perché la prima lezione, l'anteprima la puoi anche guardare in registrato, ma chiaramente l'altro devi guardare dal vivo, puoi scansionare il barcode e chiedere informazioni qua, qui puoi preventivare una chiamata con un allenatore, il nostro consulente, e puoi preventivare tutto. Per approfondire la tematica che seguo, i vari libri, dal Diventa Milionario Partendo da Dipendente, per chi parte vuole capirne di più di finanza personale, la base assoluta Diventa Milionario Partendo da Dipendente, per chi vuole iniziare a strutturare una pensione in maniera indipendente, con un programma autonomo, sicuramente la pensione quando vuoi tu, tradotto in 9 paesi al mondo, quindi un grande successo, e l'ultimo in ordine di tempo, adesso basta, vado in pensione quando voglio. Quindi questi sono i libri dai quali poter sicuramente partire per iniziare a farsi una cultura. Se ancora non hai preso informazioni, ragazzi, per creare dei programmi autonomi e per avere la formazione giusta e l'assistenza giusta per cambiare la propria vita, prendi appuntamento anche su massimiliano.it, c'è la pagina dedicata. Ok? Eccoci, come investono i protagonisti, e i segreti stanno nella semplicità. Ok? Ok, torniamo a noi, torniamo alla nostra diretta, tutto in real time, e torniamo a noi. Ecco qua, iniziamo con il programma di questa sera. Ok. Esistono 7 regole, 7 regole, solamente 7, per fare in modo di raggiungere gli stessi identici risultati dei professionisti degli investimenti. Solamente 7 regole. Le persone non vogliono capirle, i privati che cosa fanno? Vanno a fare corsi, poi dicono no, ma questo corso mi è piaciuto poco, ne vado a fare un altro. L'ho fatto anch'io, ragazzi, tantissimi anni fa, ho fatto decine di corsi, tutti gli strumenti finanziari, le opportunità di investimento breve, brevissimo, tutte le cose che uscivano nuove. Alla fine i privati, i piccoli investitori vanno a complicarsi la vita, a vedere le cose in maniera difficilissima, e i grandi investitori fanno dei risultati 100 volte migliori, rischiando molto di meno, senza perdere capitale, seguendo le regole base, le regole basilari. Warren Buffett ha studiato meno del privato per fare quello che fa, non ha fatto i corsi sulle medie mobili, sulle onde di Elliott, Joe Ross, Larry Williams, tutte queste situazioni, queste strane intrusi dell'investimento, ma ha dei risultati 100 volte migliori, moltiplicati degli anni. Per quale motivo? Stasera andiamo a vedere qual è l'atteggiamento mentale e le 7 regole complete, le vediamo domani sera. Questa sera andiamo a vedere invece l'atteggiamento mentale degli investitori di successo, quindi ascoltami bene perché è una bellissima serata stasera, ma ti do un'anteprima di quello che sarà la serata di domani sera. Ok, registrati subito perché domani sera investire come un professionista, i portafogli che battono costantemente i mercati, significherà avere a disposizione, uno, le 7 regole che utilizzano, semplicissime, solo 7 che utilizzano
gli investitori professionisti. Dopodiché, tutti gli strumenti finanziari che utilizzano, perché scelgono solitamente le azioni rispetto alla massa che segue i fondi, gli ETF? Perché? Come mai? Perché Warren Buffett investe in azioni e i piccoli investono in altri fondi? È stupido lui o sono stupidi gli altri? Lo scopriamo domani sera. Come gestiscono il fattore rischio in maniera completamente diversa da quello che fanno i piccoli investitori? Andiamo a vedere come gestiscono i dividendi, che prendono i dividendi delle aziende, i dividendi dei titoli, e come massimizzano i risultati, cosa che i piccoli investitori non fanno, perché non investono, non hanno inventato niente di nuovo, ma fanno più soldi di chi ha inventato determinate altre cose. Vedremo le metodologie per scegliere in maniera semplificata i titoli migliori che utilizzano i professionisti, 5 regole base, 5 regole che loro utilizzano, più alcune strutture fisse che vanno a guardare le più semplici che vanno a guardare nel bilancio di un'azienda, e le più semplici sono quelle che guarderebbe anche tuo nonno, per farti l'esempio, per cui, e capirebbe anche lui, anche se non ha mai aperto un tablet e non sa neanche mettere l'impronta digitale, ok? Gli investitori professionisti fanno solamente questo. Andremo a vedere poi le metodologie, tutte queste metodologie andremo a metterle in pratica, quindi tutti gli elementi per scegliere i titoli che utilizzano i professionisti per scegliere i titoli, le 6 metodologie per creare un portafoglio che batte sempre i mercati al pari di un professionista, cosa i professionisti evitano quando fanno gli investimenti, quali sono i titoli e i mercati che vanno ad evitare i professionisti, come bilanciano il loro portafoglio in maniera semplice, utilizzando una semplice regola, una per bilanciare il loro portafoglio, come gestiscono il loro portafoglio, quando comprano, quando vendono, ok? Come lo gestiscono è un qualcosa completamente, è tutto diverso da quello che fanno i privati, che ripeto, si complicano la vita e seguono le onde dell'amico, del consiglio della banca, mentre vedete come i professionisti fanno delle cose molto molto più semplici e con meno pippe mentali, tanto per essere chiari, ok? E vedremo cosa serve per iniziare, i metodi che utilizziamo noi al pari dei professionisti per gestire quando comprare e quando vendere un titolo, come gestirlo durante la sua vita, durante il suo percorso dentro il nostro portafoglio. Cosa serve per iniziare? E vedremo anche le basi dei regali, alcuni regalini che vi faremo domani sera. Ragazzi, non mancate domani sera, dai. Allora, atteggiamento mentale. Entra, intanto fai il click e ti vai a registrare la serata di domani sera alle ore 21 in sala Zoom, saremo in sala Zoom. Qual è l'atteggiamento mentale vincente che hanno gli investitori professionisti? Gli investitori professionisti hanno una mentalità molto migliore dei privati. Da che cosa lo vediamo? Ma è molto semplice, le persone, ricordatevi sempre, si identificano dai risultati. Risultati migliori, c'è poco da dire. Squadra che vince, c'è una motivazione rispetto alla squadra che perde. Risultati migliori vuol dire che l'atteggiamento mentale e l'atteggiamento operativo è migliore degli altri. Punto. E appunto, qual è l'atteggiamento mentale vincente dei professionisti? Allora, punto uno, ok, un attimo che ce l'ho scritto qua, quindi me lo metto in un elenco puntato un pochino più. Aspetta, che è tutto in real time, quindi ok. Allora, uno, i professionisti pianificano già all'inizio in base ai loro obiettivi finanziari, quindi bisogna vedere se vogliono maggior protezione, maggiore crescita e cosa vogliono creare con il loro patrimonio da qui ai prossimi 2 anni, 3 anni, 5 anni. I piccoli che cosa fanno? Dall'altra parte, guardano la percentuale di breve, l'anno in cui va bene si sentono fighi, l'anno in cui va meno bene cambiano, vendono tutto, cambiano investimento, si muovono, ok. Non c'è una pianificazione, ma si va in base all'onda emotiva, ok? Mentre i professionisti pianificano e portano avanti questa pianificazione, come dice Warren Buffett, per me la borsa potrebbe anche chiudere e aprire solamente un anno per farmi rivisitare i miei conti per vedere se devo alleggerire o comprare altro, ok?
mentre i piccoli stanno sempre lì a guardare le onde e le mode del momento. Punto 2 degli atteggiamenti mentali vincenti dei professionisti: rispettano il fattore time, rispettano il fattore tempo, sanno che per generare un risultato serve del tempo. È come se oggi dici: io benissimo, voglio aprire un'attività e so che voglio aprire un'attività con i cornetti innovativi, con la crema elettronica. Ok, faccio un esempio, ok? Faccio un esempio, apro la mia super attività perché sarà un grande sviluppo, chiaramente io apro entro un termine necessario e chiaramente tempo che poi ci sia un avviamento, la parte del marketing, delle persone si spostano insomma, dagli altri bar, vengono al mio, serve un tempo attraverso il quale questa impresa abbia uno sviluppo e possa avere degli obiettivi finanziari di crescita, lavori sul quadrimestre, lavori sul semestre, lavori sull'annualità, lavori in obiettivi da 3 a 5 anni, a 10 anni, e poi possa crescere, implementarsi, acquisire nuove situazioni, eccetera, eccetera. Quindi sanno che è così per un'impresa e inevitabilmente sanno che è così anche per un investimento. Sanno che i soldi si fanno con l'impresa e non con i miracoli, quindi i miracoli dell'investimento, le botte tipo quello che pensano le persone, tipo il Bitcoin, lo compra uno, mi va a 10.000, ho fatto i miliardi, cose che poi non ne conosciamo nessuno che l'ha fatto, ma si dice che qualcuno l'abbia fatto e poi non lo fa nessuno. Ok, quindi questa roba qua non fanno questo, ma rispettano il fattore tempo. Per raggiungere un obiettivo finanziario serve del tempo necessario, così come una grande azienda, anche la Apple, è diventata grande in un contesto di crescita nel corso degli anni, per farti l'esempio, ok? Sanno rispettare il fattore tempo anche negli investimenti. Regola 3, hanno un concetto di diversificazione molto diverso da quello che hanno i privati, che sono un po' incuneati in un concetto bancario degli investimenti, ok? Che cosa significa? Il concetto bancario: in banca ti fanno investire tutto per guadagnare sulle commissioni, chiaramente lavorano a capitale gestito, per cui se hai 500.000 euro, fate l'esempio, 100.000, te li fanno mettere tutti e 100, semmai nel titolo quello che spinge di più, nel titolo quello che spinge medio, nel titolo quello che non spinge per niente, in modo che quando il mercato va su qualche cosina prendi, quando va giù dovresti limitare le perdite e alla fine non sei mai contento da una parte, non sei mai contento da quell'altra, e loro hanno messo dentro tutti i capitali perché campano di capitale gestito, commissioni sul capitale gestito. Questa roba chiaramente non fa parte, questa è la diversificazione che fanno i piccoli investitori, quindi il portafoglino bono, quello bilanciato, ok? I grandi investitori professionisti. No, avete sentito per caso Warren Buffett parlare di: no, ho preso il 10% di obbligazioni, il 5% di oro, il 10% di ETF, il 4% in modo che quando perdo poco, quando guarda... Avete sentito roba del genere? Andate a vedere il suo portafoglio di azioni che trovate anche su internet o i grandi portafogli. Solitamente i grandi investitori, i proprietari dei fondi, vendono ad altri i fondi diversificati perché guadagnano sulle commissioni di gestione, ma con i soldi che guadagnano fanno altre tipologie di investimenti, quindi vendono a te quello che tu dovresti fare per fare in modo di guadagnare dal capitale gestito, ma in realtà col capitale loro fanno ben altro. Ad esempio Warren Buffett non è un soggetto che vende fondi di investimento, ma li fa lui, per cui investe nelle cose giuste, ok? Mentre i famosi Ray Dalio eccetera, e quant'altro hanno pubblicizzato i portafogli all weather eccetera eccetera. Per quale motivo? Quelli lì buoni per tutte le stagioni, che quando va su sei abbastanza contento, niente di che, e quando va giù in teoria perdi di meno, sei sempre lì in quella bilancina mezzo e mezzo. Perché? Perché hanno creato dei fondi pubblicizzati che guadagnano sul capitale gestito indipendentemente dal risultato, ed è bene quando le persone le fanno poco contente da una parte, un po' meno di là, e riescono a bilanciare tutto. Ma i grandi investitori professionisti hanno un concetto di diversificazione diverso e soprattutto non creano portafogli statici. Il portafoglio statico, quel portafoglio bono, detto prima, Warren Buffett non c'è il portafoglio statico, quello bono,
metto un po' di obbligazioncine, un po' così, così almeno quando va giù perdo poco. Gli investitori lavorano per vincere, non per perdere poco. I privati lo fanno per perdere poco. Quindi attenzione a questa mentalità, ok, da cambiare, una mentalità molto bancaria, quella che ci hanno insegnato i promotori finanziari, ma per degli interessi molto loro e poco nostri, ok? Regola numero 4, disciplina e nervi saldi. Allora, gli investitori professionisti hanno una disciplina ferrea, hanno i nervi sempre molto saldi, serenità e controllo, quindi gestione anche durante le crisi, proprio perché hanno una metodologia di lavoro, per cui avendo una metodologia di lavoro, una diversificazione non dovuta al portafoglio bono, ma alla loro metodologia di lavoro, molto, se tra l'altro è molto semplice, la impariamo domani sera la metodologia di lavoro dei professionisti. Domani sera viene il webinar, ok? Quindi sono molto tranquilli, molto disciplinati, nervi saldi. Come si suol dire, Warren Buffett si preoccupa poco di quello che la borsa fa in una settimana o in un mese o in tre mesi, perché ha già valutato determinati risultati. Ha, per farti l'esempio, Coca-Cola nel corso degli anni, ormai ce l'ha da decine, da tantissimi anni, ok, non so neanche quanto, non dico decine perché non so neanche quanto, ma sono tantissimi anni che ce l'ha, ma Coca-Cola da una media tra il 3,5, tra il 3 e il 3,5, a volte il 4% di dividendo all'anno. Che cosa significa? Che se me la tengo 10 anni ho fatto il 35%, se me la tengo 20 anni ho fatto il 70% solo di soldi che mi ha regalato, 70%, quindi ho quasi raddoppiato, solo tenendola lì, non contando i risultati del titolo, non contando gli interessi composti, per cui ho fatto dei risultati straordinari, ho fatto il 150 e il 200% con un titolo molto stabile nel corso degli anni, tra interessi composti, risultato del titolo, dividendi che mi ha dato, senza necessità di fare chissà quali movimenti. Quindi vedete come cambia un attimino la mentalità. Adesso vedremo anche perché la mentalità è ma quelli c'hanno i soldi, è totalmente sbagliata, è totalmente sbagliata, vedremo perché, e domani sera impariamo come in realtà loro accettano i rischi molto molto meno dei privati. Il privato dice ma che gliene frega, lui in realtà è il privato che rischia molto molto di più rispetto a un professionista, ok? Quindi loro hanno una mentalità di investire solamente in ciò che conoscono e hanno strutturato bene, hanno compreso bene, hanno proprio degli accordi, vanno nelle aziende, comprendono la loro attività, comprendono, cioè non è che guardano il giornale e guarda Apple sta andando bene, l'ho vista sul giornale, no, molto mente si accertano veramente di determinate cose, cosa che puoi fare anche tu, perché molte persone vanno, i privati vanno a orecchio, ah, ma hanno detto che quella è buona, ok. Titolo buono, ne abbiamo parlato tante volte, il titolo buono non esiste, esiste un titolo che ha degli ottimi fondamentali, delle grandi prospettive e poi va gestito, ok? C'è la gestione buona, non il titolo buono, e i professionisti lavorano su una grande gestione e anche su determinati titoli pronti a cambiare quando le cose cambiano. Questa è una cosa importante. Punto 6 dei professionisti, punto 6 della mentalità, domani vedremo le parti operative dei professionisti insieme, adesso stiamo vedendo la mentalità. La mentalità del professionista è una mentalità di investire in strutture, eccetera. Ragazzi, i privati rischiano l'osso del collo. I privati dicono, io ho 5.000 euro, 10.000, o la va o la spacca, buttiamo, via. Si buttano in quelle cose, quell'azienda che fa oro, estrae l'oro nel Burundi, che dovrebbe darti il moltiplicato per 10 in tipo l'albero che butta i soldi, in il gatto e la volpe, in 10 mesi, ok? Roba del genere, oppure criptovalute mirano, fanno o la va o la spacca, quindi rischiano l'intero capitale, mentre gli investitori professionisti, perché hanno sempre risultati e non perdono mai soldi? Perché investono in strutture certe, mercati regolamentati, crescita economica documentata, c'è crescita economica, mercati regolamentati, non i sogni nel cassetto di quello che sarà, dove si fanno le acquisizioni. Io vedo ancora in giro nuovi progetti basati solamente sull'acquisizione di nuovi clienti che buttano dentro dei soldi col network marketing.
ancora, dove il business non c'è, il business che ripagherà non c'è e non ci sarà, ma un giorno, perché crescerà nel 2040, quando ci saranno le cose, non ci sarà, ragazzi, e inevitabilmente si campa con queste strutture di network, e vedo ancora decine di business che lanciano poi sempre i soliti, quelli che si conoscevano anni fa. Io, ragazzi, non riesco a capire come ancora si possa fare. Vuoi fare i risultati di un professionista senza perdere il capitale? Sappi che la mentalità, i professionisti investono e hanno risultati senza perdere di capitali, investendo in strutture certe, mercati regolamentati e crescita economica. Regola numero 7, i professionisti nella loro testa investono sul valore reale, valore reale, mettitelo in testa, ok? Enterprise value, cos'è? Valore di impresa, nel valore reale o nel valore che può essere sviluppato con dati certi, proiezioni certe, ok? Non i sogni nel cassetto, ok? I privati vanno con i sogni nel cassetto, i grandi aspettative, i professionisti no, ok? Anche loro investono in startup, investono in situazioni, ma situazioni documentate. I professionisti non vanno nelle startupine, quelle lì che non c'hanno né capo né coda, ok? Vanno in situazioni che hanno già dimostrato di saper strutturare determinati tipi di risultati che non siano sogni nel cassetto, ok? Regola numero 8 dei professionisti: controllo del rischio. Dentro la loro mente la prima cosa, come dicevo Warren Buffett, regola 1, non perdere soldi, regola 2, non dimenticarti mai la prima, ok? Controllo del rischio, loro rischiano meno, non come tutti, ma loro hanno tanti soldi. Qua voglio farti un'anteprima di quella che sarà la serata di domani. Hanno tanti soldi, benissimo, vuol dire che tu investi 3.000 euro e dall'altra parte Warren Buffett investe 3 miliardi. Chi è che in questo momento sta rischiando? Ma lui c'ha i soldi. Ma guarda che a lui girano molto più le persone. Lui perde. Tu dici, ma 3.000, ma sai che? Ma 3.000 euro, ma l'ho buttato lì, ma sai, sono andati male, ma comunque ci ho provato, ma le vado, ma andava bene. Ok? Mentre lui ha 3 miliardi, chi è che rischia di più? E non ti preoccupare che lui quei 3 miliardi non ha nessuna intenzione di farli andare male, ok? Mentre il piccolo in realtà rischia tutto il capitale perché va con o la va o la spacca. I grandi professionisti non vanno sull'o la va o la spacca, assolutamente, perché quindi vuol dire, ma c'hanno i soldi, ma è proprio perché hanno i soldi che ci tengono a non perderli, è proprio perché hanno i soldi che mirano a moltiplicarli. Invece i piccoli ne hanno pochi e mirano a fare il colpo gobbo, o la va o la spacca, 9 volte su 10 perdono tutto. 8 regole mentali straordinarie, e in particolare una cosa che impareremo domani sera, ma ti do già un'anteprima: perché i professionisti scelgono le azioni? Perché i professionisti scelgono le azioni? Ci hai mai pensato? Perché Warren Buffett sceglie le azioni mentre i piccoli sono fissati tutti con i fondi della banca, con gli ETF, i portafogli di ETF, quelli buoni, quelli un po' sì, un po' no. Tipo il money farm, cioè abbiamo gente, ragazzi, ci hanno chiamato delle persone, c'hanno money farm da 10 anni, cioè negli ultimi 10 anni deve aver fatto minimo per 4, cioè sono a 5%. Dovrebbero fare come minimo aver triplicato il capitale negli ultimi 10 anni. Ok? Io, senza fare altri nomi, ok? Ma diamoci una sveglia. Allora, perché i grandi investitori vanno sulle azioni? È stupido Warren Buffett, o sono stupidi tutti gli altri che non vanno sulle azioni? Parlando dell'investitore più grande del mondo, parlando di un'azienda come la sua e come le altre, in realtà perché non è l'unico a fare questo, ma che la sua azienda vale quanto migliaia di piccole e medie imprese italiane, tutte insieme non farebbero la capitalizzazione della sua Berkshire, quindi i numeri parlano chiaro, e investe in azioni. Quindi è stupido lui o sono stupidi gli altri? Direi che le azioni hanno una serie di vantaggi, ed è per questo che Warren Buffett va sulle azioni.
maggiori rendimenti e performance che battono tutti i mercati. Le azioni singole battono i mercati, perché prendi le migliori determinate panieri, le migliori di un trend, mentre i fondi, gli ETF hanno tutto dentro, vuol dire che c'è anche il settore che sta andando bene, il settore che sta andando benissimo, il settore che non sta andando per niente bene, il settore che sta andando malissimo, c'è tutto dentro. Per cui inevitabilmente vai a livellare con l'azionario, hai tutta un'altra cosa. Due, le aziende sono protagoniste del nuovo mondo, sono le aziende le protagoniste. Quando tu identifichi le migliori e le segui, sono dei cavalli di battaglia veramente potenti. Tre, hanno zero costi di gestione. Quindi, mentre i fondi hanno dei costi di gestione altissimi, gli ETF hanno dei costi di gestione bassi, piuttosto bassi, le azioni non hanno costi di gestione. Ok? Questa è una cosa molto importante. Inizia a mettere dei capitali imponenti dentro, vai a zero costi di gestione, è una cosa veramente molto importante. I dividendi, ragazzi, i dividendi di alto valore, abbiamo detto. Ci sono aziende che ti danno una dividendi del 3, 4, 5, 6%, ci sono anche in Italia, generali, roba del genere, lasciamo tante San Paolo che i bancari lasciamo perdere, però generali, altre aziende come Terna, come danno dei dividendi veramente molto alti, ma del 6%, 5%, ma cosa significa? Che me la tengo 5%. Me ne tengo 10 anni, ho fatto il 50%, me l'hanno dato gratis indipendentemente dall'andatura del titolo, poi se il titolo è anche salito ho anche avuto determinati tipi di risultati, ok? Me li tengo 20 anni, ho raddoppiato il capitale solo con quello che mi hanno regalato, figuriamoci poi contando gli interessi composti e quello che il titolo è cresciuto. Quindi hanno alto dividendo, rischi delimitati al contrario del pensiero comune, perché domani sera, ragazzi, andiamo a vedere uno stralcio del portafoglio di Warren Buffett, andiamo a vedere. Dobbiamo vedere come coloro, anche tu in questo momento sai, ma quello, si rischia. Sì, andiamo a vedere l'andatura che hanno avuto. Ti faccio vedere l'andatura degli ultimi 20 anni del portafoglio di Warren Buffett e dei titoli singoli. Quando li vedi, dice: no, aspetta, forse devo rivedere un attimino il mio pensiero di rischio, che è legato un attimino a quello che sento troppo in televisione durante il telegiornale. Ok, andremo a vedere una cosa veramente molto, molto bella. Puoi lavorare col margine in denaro, ci sono aziende e titoli che fanno costantemente meglio del mercato, sono migliori di fondi ETF, migliori perché prendi soltanto le migliori, mentre i fondi sono diversificati, hanno anche settori che vanno un po' di meno, e veramente il discorso è semplice. Cosa puoi ottenere investendo come un professionista? Quindi seguendo le regole base di un professionista, e stasera abbiamo visto la mentalità, domani andiamo a vedere le 7 regole base che hanno i professionisti, andiamo a vedere come costruiscono in maniera semplicissima un portafoglio. Cosa puoi ottenere? Risultati a doppie cifre rispetto ai singoli e ai privati. Risultati doppi. Ok, contando che chiaramente protezione del patrimonio, non perdi soldi. Il privato rischia l'osso del collo facendo la valla spacca, quelli che investono qualche miliardino non hanno nessun interesse a perdere proprio niente. E loro i capitali non li perdono, li massimizzano, i privati li perdono cercando i sogni impossibili. Ok? Guadagni a doppie cifre, creando un portafoglio come un professionista e tenendoselo per degli anni, sono guadagni a doppie cifre con dividendi, crescita, interessi composti, tutto insieme creano un'amalgama vincente. Ottimizzazione fiscale, i portafogli dei professionisti sono ottimizzazione fiscale, mentre i portafogli che si fanno adesso, che fanno con i fondi ETF, non sono ottimizzati fiscalmente, perché non puoi ottimizzare le minusvalenze con i fondi, ok? Paghi il 26, poi non puoi andare a ottimizzare le minusvalenze, ne parliamo domani sera, mentre con le azioni cose cambiano. Costi di gestione ridotti praticamente a zero e guadagni stando in sella alle migliori, quindi hai dei risultati, puoi ottenere veramente investendo come un professionista dei risultati straordinari. Esempio, Amazon è partito da $100, è arrivata a $3,500 in giro di 10 anni. Ok, ma non è come il Bitcoin, no? Beh, Apple da $23 è arrivata a 175, quindi Apple ha fatto centinaia per cento, Apple il 650% in 6 anni, PayPal ha fatto il 600% in 5 anni, l'abbiamo preso anche noi una parte, ricordatevi quel portafoglio
le 10 migliori azioni fatte nel 2020 seguite insieme su YouTube, messe online a disposizione di tutti. Veramente 40.000 euro investiti in quegli anni lì, ad esempio in determinati titoli erano diventati oltre 1 milione di euro, altro che in maniera certa, sapendo dove investi, in aziende potenti che seguono l'economia, ok? Quindi ecco perché i buoni e i grandi investitori hanno dei risultati che non sono minimamente paragonabili a quelli dei piccoli investitori. Ecco, io adesso volevo farvi vedere i risultati, ecco, ok, vediamoli qui. Ah no, eravamo nella pagina giusta. Ok. Ecco, adesso non lo trovo più, me l'ero preparato e adesso che lo cerco. Un attimo, che sto vedendo dove ho inserito. Ah, devono essere qua. Ok, togliere l'altro rendimento. Ecco. Ecco. Ok. Vi condivido qua, i risultati che abbiamo mostrato. Noi li mostriamo una volta al mese, i risultati dei nostri portafogli. Questo è il nostro portafoglio assistito, il Wall Street Performance, portafoglio azionario, si chiama Wall Street Performance. Chi è interessato ne parleremo anche domani sera di come si crea, come l'abbiamo creato. Questi sono i risultati massimizzati, questi sono i risultati con i rendimenti composti. Rendimenti medi e rendimenti composti, abbiamo una media del 28, chiaramente la media composta supera il 100 perché abbiamo avuto dei risultati straordinari, e questo è rispetto all'S&P 500, quindi guardate come un portafoglio azionario può veramente raggiungere dei risultati magnifici, e noi lo facciamo vedere ogni mese, solitamente la prima diretta del mese, primo luglio del mese, facciamo vedere i risultati dei nostri portafogli, anche quelli inerenti ai fondi di pensionamento. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Noi ci vediamo intanto domani sera, ragazzi, domani sera, martedì 28 febbraio alle ore 21, vai sui vari canali, vai sul canale Telegram, c'è il link da tutte le parti, se sei iscritto alla mailing list ricevi la mail con l'accesso alla sala Zoom, quindi ti aspettiamo domani sera, vediamo se ci sono domande, ragazzi, domande, un po', c'è anche il mio staff che, anche per velocizzare un po', semmai risponde in real time alle domande che scrivete. Ok, Marco, allora, domani si imparano le tecniche? Sì, Marco, sì, domani si imparano le tecniche che utilizzano i professionisti, ti facciamo vedere le tecniche che usano loro e ti spieghiamo la nostra tecnica, una tecnica professionale che dura da oltre 25 anni e porta risultati accertati. Gli storici li facciamo vedere da tempo, risultati accertati, ok? E domani sera si imparano le tecniche, facciamo vedere lo stralcio proprio della tecnica che utilizziamo per quando comprare, quando vendere, accumulare, gestire, eccetera, eccetera, ok? Allora, Damiano, si può fare soldi solo con gli investimenti partendo da piccoli capitali? Allora, Damiano chiede, si può fare solamente partendo con gli investimenti? Allora, solamente partendo dagli investimenti, sì. Allora, parliamo chiaro, io l'ho detto in altre dirette, sapete come la penso, ok? Chi mi segue da tanto. Il denaro lo si fa con l'impresa, ragazzi. I soggetti ricchi che vedete in giro hanno tutti un'impresa, hanno tutti una società. Non ne vedete ricchi che hanno fatto gli investimenti, sono tutta gente che millanta di essere ricco per vendervi qualcosa, ma non è così, ok? È l'impresa che porta la ricchezza. Bisogna creare un adeguato bilanciamento, ok? Se hai pochi soldi, quindi hai pochi capitali, puoi raggiungere un'indipendenza e un buon obiettivo finanziario. È diverso dal fondo di pensionamento, dove il fondo di pensionamento pian piano, con un piano adeguato, un piano finanziario autonomo, lo facciamo nel MIPA, nei fondi di pensionamento, lo raggiungi comunque in maniera accertata nel corso degli anni, però chiaramente serve del tempo. Le persone che vogliono raggiungere connotazioni di ricchezza, di grandi risultati, che cosa devono fare? Devono fare qualcosa di ben diverso, ok? Ben diverso. Devono investire, ma aspettare più tempo. Chi ha l'impresa, con l'impresa fa i soldi, e inevitabilmente
chi ha meno capitali deve concentrarsi di più sul lavoro e sulla propria attività, sulla propria impresa, per avere più capitali da inserire all'interno, per invelocizzare questo processo. Chi ha più capitali può invece ridurre il lavoro, perché la bilancia si sposta nella parte opposta. Ok, chiaramente, alla domanda di Damiano, se si può raggiungere questo risultato partendo anche con capitali piccoli, sì, ci vuole più tempo e molto pazienza. E solitamente i piccoli investitori, rispetto agli investitori più grandi, che rispettano il fattore tempo, l'ho visto stasera, solitamente questa pazienza non ce l'ha. Quando vedono che le cose vanno, gli interessi composti vanno più a rilento, anche se fai il 20% all'anno, ma il 20% all'anno di 20.000 euro, faccio l'esempio, sono pochi, dopo un po' si stufano, cercano di fare l'investimento col colpo globo ed è lì che poi va a finire tutto male. Quindi un po' questo il contesto solito. Ok, benissimo, siamo ai tre quarti d'ora, bene. Io vi ringrazio, se ci sono altre domande c'è anche lo staff che risponderà per voi. Io vi ricordo domani sera, diretta, vediamoci in diretta domani sera, ore 21-28 febbraio, registrate vari link che trovi sui canali a investire come un professionista con i portafogli che battono sempre i mercati e vedremo tutto domani sera, veramente tutto quello che serve per investire come un professionista, i 7 segreti che utilizzano i professionisti semplicissimi per investire, come costruiscono un portafoglio ad alto rendimento con grandi risultati e grande protezione, le strutture che utilizzano i professionisti per costruirli. Ci vediamo domani sera, grazie della partecipazione, vi aspetto numerosi domani, solo 500 posti in sala Zoom, quindi a domani alle ore 21. Buonanotte a tutti!